Parto da quando si sono rotte le acque. Parto da lì allora, perché io stavo molto bene, cioè sono stata bene tutta la gravidanza. La sera prima ero uscita con una mia amica, sono tornata a casa all'una, proprio tardi, insomma. E alle 3 di notte sono andata a letto, ho sentito un botto fortissimo sulla in pancia, come se fosse esplosa un palloncino, proprio un rumore molto, un po' male, pochissimo, però un rumore fortissimo. E poi mi si sono praticamente rotte le acque, quindi ho cominciato a dire, boh, forse adesso, forse bisogna andare in ospedale, perché avevo fatto un corso preparto, però mi ricordavo niente. E allora Giorgio si è svegliato, ha detto, Giorgio, secondo me dovremmo andare in ospedale, però guardiamo il libro, vediamo cosa dice il libro. Quindi apriamo in fretta questo libro, e dice, sì, rottura delle acque, ospedale. Cioè, va bene, andiamo. Lui si è vestito in 5 secondi. Io con calma sono andata in bagno, ho detto, boh, vediamo, allora andiamo, era lì tutto agitato, andiamo in ospedale e poi mi portano insomma su in reparto, cominciano a mettermi vari oggettini qua per sentire i rumori e la signorina dice all'infermiera, tra l'altro molto gentile, mi dice, beh, adesso non potrai partorire subito, dovremo star qui un bel po' perché non hai ancora le contrazioni in realtà, no? Perché io non avevo dolore, non avevo niente. Poi mi ha fatto la visita e ha visto che ero già molto dilatata, di 8 centimetri, devi arrivare a 10. Per cui io avevo già, oh mamma mia, no, no, qui invece ci siamo quasi, erano le 4, vedrai che per le 8 è nato. E invece poi insomma abbiamo fatto un po' di, abbiamo portato in sala travaglio e è nato poi alle 10, quindi è stato un po' più lungo. E Giorgia era presente, la cosa un po' brutta è stata che le ostetriche si sono susseguite nel tempo, nel senso che c'erano i turni, per cui non c'è stata sempre la stessa persona che mi seguiva. Quindi ci sono stati anche dei momenti, siccome c'era tantissima gente, perché c'era il cambio della luna quella notte, quindi hanno partorito un sacco di donne, tantissima gente, poche ostetriche disponibili. Per cui non ho sempre avuto qualcuno lì, mi sono trovata anche da sola e in certi momenti non era, insomma, in certi momenti hai proprio bisogno di qualcuno che sia lì, che ti dica è normale e va tutto bene quello che, insomma, che ti sta succedendo, perché quando arrivano le spinte, insomma, prendi un attimo di paura, non capisci quando possano finire. E poi non è nato Mattia alle 10. Non l'hanno dato in braccio a Giorgio perché lui stava svenendo, per cui gli hanno detto si vada a sedere in un'altra stanza. E poi dopo io sono andata a raggiungere loro due e sono stata lì.